Buonasera a tutti. È iniziato oggi il 53esimo campionato del mondo di Monte Carlo, quindi il torneo forse più importante della stagione. E mi riprometto di seguire il torneo con un video al giorno, ma più che seguire il torneo, direi seguire l'andamento dei giocatori italiani nel torneo. Conto soprattutto sul contributo video e audio dei giocatori presenti, in modo da rendere appunto questi video un attimino più interessanti rispetto a quello che posso dire io da lontano. Allora, partiamo subito con i risultati di oggi. Allora, torneo principale, primo turno, Fernando Bracconi ha perso con l'inglese Lawrence Powell per 17 a 14, Giorgio Castellano con Ilia Tardin, che sinceramente non conosco, anche lui per 17 a 14, Federico D'Onofrio, giocatore di Torino che non conosco. Ha battuto, non abbiamo il risultato preciso, il G2 danese, quindi fortissimo, Michael Larsen. Complimenti a Federico. Fabio Sallusto ha perso con Julian Minualla per 17 a 9. E nel primo turno hanno avuto il bye Fabrizio Losurdo e Diego Balgè. Secondo turno hanno già giocato i due giocatori col bye. Fabrizio Losurdo ha perso con il francese Olivier Lafon e Diego Balgera con l'argentino Mario Bonifico per 17-12. Quindi ultimo giocatore italiano rimasto nel gruppo undefeated. Quindi senza sconfitte, Federico D'Onofrio che giocherà il secondo turno stasera alle 21 con l'americano Jason Pack. Invece, per quanto riguarda il campionato Intermediate, allora per il principale avevamo 207 giocatori, l'Intermediate solo 48. Abbiamo le nostre due portabandiera, Laura Monaco e Annalisa Agosti, che hanno vinto più volte a Monte Carlo. Primo turno, Laura ha avuto il bye e Annalisa ha battuto Andrea Quadros per 11-6. Secondo turno, Laura ha battuto Sabine Brinkman per 11-5 e Annalisa Agosti giocherà stasera con Gunther Holzinger. Vi mostro anche i contributi video che riprendono la sala torneo e i giocatori impegnati. Il primo è di Diego Balgera. Vediamo, man mano che vedo qualche giocatore che conosco, ve li indico. Qui abbiamo con la maglietta nera il nostro Fernando Bracconi che gioca con l'inglese Lawrence Powell. Siamo al primo game. Vedo Fernando molto concentrato. Le riprese sono un po' da lontano, quindi è difficile distinguere i giocatori. Qui Giorgio Castellano che gioca con Ilian Tardin, mai sentito, non lo conosco. Grazie.
di vedette la giapponese Akiko Yazawa, due volte campione del mondo. Forse Diego non sapeva chi era, perché altrimenti si sarebbe, penso, soffermato un po'. L'americano John O'Hagan, fortissimo. Quello con la maglietta bianca mi è sembrato il finalista dello scorso anno, Carlo Restensore, qui con la maglietta nera e vediamo il fortissimo e giovanissimo canadese Ryan Rebelo. Passiamo al secondo filmato. Started the World Championship first day. Questo è realizzato dal nostro Walter Musatto, che ha vinto l'Open categoria Intermediate. Complimenti Walter. Qui vediamo Novar Gawa che gioca col tre volte campione del mondo Jorgen Grunstedt, l'inglese Gus Owen. Di nuovo con la maglietta nera Ryan Rebelo. Il primo nella graduatoria Galaxy Line. Vedete qua il famoso giapponese Michi con gli occhiali. Qui grande incontro tra il nazionale tedesco Volker Sonnabend e con la maglietta rossa Zdeněk Zizka. Qui Fernando Bracconi contro Lawrence Powell. Ecco di nuovo la felpa rossa Zdenek. Vedete a fianco al tedesco Volker Sonnabend, l'altro tedesco, la leggenda Ralf Jonas. Con la camicia blu e le cuffie G1 norvegese Dagfinn Snareim, tedesco Eribert Lindner, che ha giocato diverse volte in Italia, la fortissima giocatrice americana Karen Davis. Ovviamente non conosco tutti i giocatori, ci mancherebbe. L'inglese Chris Rogers e il croato fortissimo Mislav Kovacic, anche lui molto giovane. Giorgio Castellano. Questo lo conoscete tutti anche senza che ve lo indichi io.
l'americano Steve Sachs, e Petko Kostadinov, bulgaro che vive negli Stati Uniti. Vedete la leggenda con la maglia arancione, Sanders Lilov, seduto nella sedia al contrario. Finalista UBC, giocherà a breve con Mochi. Maglia bianca l'altro fortissimo americano Victor Askenasi. E infine vedete l'autore del filmato, Walter Busato. Grazie Walter. Ok, direi che per oggi è tutto. Speriamo per i prossimi giorni di avere dei contributi più diretti, in cui i giocatori ci raccontino qualcosa della loro esperienza nel torneo. Fatemi sapere se il video e l'idea appunto di realizzare questi video vi sembra interessante, suggerite eventuali miglioramenti. E a domani!